Aspetta che adesso ti dico, Pregavo un tempo, bambina, io, perché mi dicevano di farlo, ma smisi quando fui capace di immaginare come la preghiera sarebbe apparsa a me se avessi creduto che Dio si guardava intorno. Ogni volta che il mio occhio fanciullo si fermava fissamente sul suo con infantile onestà e gli diceva le cose che avrei voluto oggi e le fasi del suo distante programma che mi sfuggivano, il lato misto della sua divinità. Però da allora, ancora oggi, spesso, sai, nel pericolo, penso la forza che darebbe avere un Dio così forte che tenesse la mia vita per me. Questi non sono versi miei, me ne sono appropriata, ma in realtà sono versi di Emily Dickinson, la grande poetessa, però mi rappresentano in questo bisogno che ho di fede, però anche nei dubbi, credere, non credere, ma com'è che dobbiamo credere? Sai, ti ricordi, ne abbiamo parlato quando sono venuta da te, era un momento di grande sofferenza dentro, e quindi cosa si fa a Genova? Si va da Don Gallo accoglie, apre le porte, abbiamo parlato a lungo, alla fine per non lasciarmi andare via da sola mi hai dato il Coelet e mi hai detto leggilo che ti farà bene. Ecco, perché me l'hai detto? Ma veramente sei arrivata o eri incasinata? Non mi ricordo cosa era successo, sei roba d'amore. Però qualcosa ti ricordi allora? Io non riuscivo a... Ceronetti, il grande Ceronetti, mi aveva mandato la sua tradizione del cuore, anche in questi giorni, no? Come mai lei gli ha dato il cuore? Sai, questi giornalisti che chiedono, a parte che non è... E ce l'avevo lì sulla scrivania. Ti ho detto, caro, l'hai mai letto col tuo ignorante? Eh beh, sì. No. Devo dire la verità, non sapevo neanche bene cosa fosse. Ecco, fatti conto qui. E leggitelo un po'. Intanto è chiaro l'accoglienza. Sai che io sono un prete ormai da oltre 50 anni, 52, 53 ormai, e ho già avuto 5 cardinali con l'attuale. 5, non mi ha mai scomunicato, guarda se sono... Oh, saranno bravi. Mai, niente, io combino, niente, grido, niente. Meno male che sotto io vado tranquillo perché il rogo non c'è, quindi se, non credo che... Allora, in modo, forse il Tettamanzi che era, mi dice, ma tu sei sempre per... sì, per la strada. E dico, Eminenza, quando mi chiedono che università sei laureato, la strada. E io ho visto tutta la strada, sì, il curriculum studioro, un zuppo di teologia. Ad ogni modo. E allora mi dice, ce l'avrai un padre, un teologo cui verificarti? E dico, c'è tre, ce l'ho. Ma davvero? E lui è rimasto, sai. Certo. E forse io ho insegnato a Venegono, non sai, lui era grande professore alla facoltà. Dice, magari l'ho conosciuto, sai, sono tre grandi teologi, Eminenza, no, ma io quando vado da loro, chi sono? Sai, allora gli dico, Dario Fo, Monio Vadia, quando poi gli ho detto, Paolo Rossi, si è messo le mani qui. Ma dice il comico, sì, il comico. Ma dico, Eminenza, adesso magari lo riprendiamo Paolo, ma vorrei ricordare Monio Vadia, quando mi ha colpito, quando lo sentivo, lui grande maestro, grande musicista, artista, studioso della Bibbia, lui che ha questo semita che cammina con, ecco come qui adesso vediamo, e dice chiaro e tondo, chi vuole dichiararsi ebreo e studia la Torah, merita, prega. Se non è accogliente, non dica che è ebreo. Il santo benedetto, bella questa, guarda subito, ecco qua, tu mi accennavi, Dio. Il santo benedetto non ti fulmina,
è amore. Se un cristiano legge la Bibbia, i testi, gli Vangeli, gli Apostoli, San Paolo, non è accogliente, non lo dica che è cristiano. È venuto da me, quelli che è il partito che c'hanno ancora la croce, no? No? Come si chiama? UDC. Ma un pezzo grosso. Tempo fa mi dice, sono venuto a salutarla perché lei è un cristiano impegnato. Io volevo, sai, noi il partito siamo cristiani moderati. Guarda, finché il regime ti consente di stare lì a farsi partiti, no? E va bene. Chiamati moderato. Cristiano, lascialo stare. Anche per non fare i nomi brutali, gli dicono: guardi, che il suo tesoriere è scappato con qualche soldo, no? 12 milioni. E dice: Rutelli, per non fare, lei che è segretario, ne sa qualcosa? Come? A mia insaputa, ruba. Ah! Non sapeva niente, bugiardo. Anche sempre Monovadia, conoscendo le sure del profeta. Certo, ogni religione poi ha le sue storie, pensi, basterebbe noi cattolici, dovremmo sparire già dalla circolazione fra tutte le crociate, che le chiamavamo sempre evangelizzazione, difese del Santo Sepolcro, per esempio. No, difendevano, io ero coinvolto. Perché? Perché difendevano gli interessi della Repubblica Marinare. Non ti dico la scoperta dell'America, era una conquista, un genocidio. Quindi, capisci, sanco musulmano legge le sure prime di Maometto, che qui ci sono, se non è accogliente. Lui, profeta, si considera figlio di Abramo. Se non è accogliente, è l'accoglienza. E allora hai visto, i primi anni, San Benedetto dice, come vi chiamate voi? Porta aperta. Quindi questa sera, questo è un percorso, in questa saremo disagiati, saremo inadeguati, in questo pianeta che viaggia come un'astronave, a velocità stratosferica, senza freni e senza piloti. Pensa in questi tempi, questi anni. Quindi io che cerco di coniugare il mio cosiddetto impegno di fede, poi vedremo, con l'impegno civile, dove la trovo la fede? Fra poco ci sarà la crociata del testamento biologico, non si può manco morire in pace qua. Ti arriva lì il santo ufficio. No, testamento biologico, tu non, e allora non ti dico le unioni omosessuali. Dice, vanno a colpire la precarietà affettiva. Ma che cosa c'entri, cosa ne sai tu? Hai capito? Allora, tanto per cominciare, siccome impieghiamo dei testi, i rabbini, i vescovi, gli imam, come si chiama, di altre religioni, sappiano che non sono Dio. E dai, e continuano in nome di Dio, no! Questo è stasera, vedete, miei cari, ma stavo per dire, dice, non so. Stavo per dire, compagno. Arrivo, possiamo dire, però. Dai. Arrivo in Toscana, mi fa il segretario del, come si chiama, PD. Come, PD. Dice, guarda, dice, non garba più il compagno, non dirlo, lo so Gallo, tu ti butti, è meglio, dice, la gente non li garba più. Ma che era Renzi? No. Eravamo in Toscana, non posso dire dopo. Allora, finalmente tocca parlare a me, piglio la parola e dico subito, cioè, compagni, compagni, tutti un applauso. Allora c'era il segretario, sei grullo. Ma allora mi dice, è lui, eh? Alla fine mi ha detto, vedi, mi hai sputanato con tutto il partito. Companis, a spezzare il pane. Quindi le domande stasera, iniziamo sto percorso. Chiediamoci, chi siamo? Chi siamo? Da dove veniamo? E dove andiamo? È questo il pastore. Scoprirete questo coelet, questo pastore, questo saggio che a un certo momento proprio entra e gira, no? Come nelle corti, no? Come i tempi, anzi qualcuno aveva interpretato fosse stato Salomone che era tornato dai cieli e andava a dire, guardate, sì, voi potenti, cosa credete di fare? Poi c'è niente, vanitas vanitatum. No, non c'è nulla sotto, anche agli onesti, ma cosa fare? Come sei impegnato, sei bravo. E voi?
proprio scuote, però ha sempre questo orizzonte, vede proprio come un sole. Ho visto l'altro giorno il dipinto di Van Gogh, il seminatore. Vai a Genova, vai a vedere, vedi che non vai mai da nessuno. Ma sono andata, ma scusa, ma che bel modo di presentare. Vedi questo sole, ecco, chi vuol parlare di fede, questo sole, quei colori di Van Gogh e poi questo seminatore. E allora ecco che questo è un seminatore, anche lui, non vi dico, poi Gesù, eccetera, nascono i fiori, le spighe. E allora gira, a proposito, se girasse adesso, pensa se andasse per esempio alla sede del PDL, no? Che cosa gli direbbe? Ma che cosa fate qui? 314 deputati, a Genova tutti conoscevano la Rubi, affidata ai servizi sociali. No, tu, in una comunità a Nervi, no? Tutti i tassisti quando la portarono a Milano, i miei amici mi dicono, se ho portato la Rubi a Milano. Ma cosa ti dici? Che ha la Rubi? Allora tu, niente, 314 deputati, no? Che votano che il cavaliere presidente aveva delle informazioni molto serie, che era nipote di Mubarak. Ma che cosa direbbe? Vanno il PD, fatti conto, fioroni, tu quelli che finiscono in noni, guarda, mi sa che spam prima qualcosa. Ma non è possibile, ma non è possibile. Non ti dico, se vada Di Pietro, cosa gli dice? Di Pietro! È Italia dei malori o Italia dei valori? Ma com'è? Fammi capire. Se andasse in Vaticano, vedi che bello. Te le immagini, c'è il Papa col collegio cardinalino. Cosa gli direbbe il cuore questo saggio vecchio che viene? Chi è che governa questa chiesa? E tu ti dici, guarda lì, pastore tedesco. E questi dicono, i cardinali. Sai cosa vorrei dire? E lo dico perché io nella chiesa cattolica su a casa mia la amo, gli direbbe no, è sede vacante, rimarrebbero tutti lì. E ma allora chi governa? L'Opus Dei? Papale papale? Sono sicuro. Quindi cerchiamo veramente. Volevi un accenno alla fede? E la fede è un dono soprannaturale. Stai attento, che scherzano troppo. A noi cattolici, il nostro tentativo di cercare l'amore, di essere accolti, di essere avvolti, di essere, pensa a questo sole, questo amore che ti dà speranza. Perché poi il Coelet vede questi cieli nuovi e terre nuove, vede che un nuovo mondo è possibile, però bisogna costruirlo insieme, tutti insieme, in un pluralismo. E no, e noi cattolici, il principio nostro di fede su cosa lo vogliono far basare? Sul principio di autorità. Tu devi obbedienza al vescovo e quindi poi, nello specifico, siccome siamo una chiesa, come faccio a stare in piedi dal punto di vista cristiano? Piramidale, te li immagini che l'obbedienza nello specifico al magisterium pontificio, cioè a uno. Ti dice, guarda che se ti masturbi vai all'inferno. Ah sì, guarda che è terribile. La fede deve, come già che mai chiesto, essere basata su un principio di autenticità. Bisogna credere in se stesso. Ma vedi, tu mi fai dilungare, eccetera. Voglio iniziare io. Ho perso. Ma io faccio una giusta. E allora voglio iniziare io. Un passo del Coelet. Oh. Proprio. Vediamo se capiamo. Questo. Guardate. Guarda che bello. Senti un po'. Ma lo sai quante vite, sai quanti l'ho dato io a tutti quei che arrivano disperati? Pensavo di essere l'unica, capisci? Oh, dico grazie, cosa mi hai dato? L'hai scritto tu? No, beh, sì. Tutto ha sotto il cielo una sua ora, un tempo suo. Il tempo di nascere e il tempo di morire. Il tempo di piantare e il tempo di spiantare. Il tempo di uccidere e il tempo di curare. Il tempo di demolire e il tempo di costruire. Il tempo delle lacrime e il tempo delle risa. Il tempo dei gemiti e il tempo dei balli. Il tempo delle pietre scagliate e il tempo delle pietre raccolte.
il tempo delle braccia abbracciate e il tempo delle braccia lontane, il tempo del cercarsi e il tempo di lasciarsi, il tempo di tenere e il tempo di gettare, il tempo di lacerare e il tempo di ricucire, il tempo di tacere e il tempo di parlare, il tempo di amare, ma il tempo di odiare, il tempo della guerra, ma il tempo della pace. Sì, ma dalle cose che fai, cosa ricaverai? Vedo i figli dell'uomo impegnati da Dio in faccende in cui restano impastoiati. Bello è l'avvicendarsi di tutto quel che Dio fa. Nei loro cuori Dio fa riflettersi il mondo, rendendo introvabile all'uomo di tutto il fare di Dio, principio e fine. Ma tutto va a un'unica fossa. Dalla polvere viene tutto, nella polvere tutto riposa. Chissà se va su l'anima dell'uomo, chissà se caschi giù l'anima della bestia nella terra. Tutto il bene che vedo è questo: tiri l'uomo da quel che fa un piacere, ma presto, altro non gli è concesso, godimento futuro non gli è svelato. Scusa, è un po' strano sentire dei versi così nella Bibbia. Ma chi è Coelete? L'uomo delle tenebre o l'uomo della luce? L'uomo della gioia o l'uomo del dolore? Chi è? È considerato proprio un testo sacro, fortemente poetico per quelli che lo leggono, lo rileggono, lo meditano. Certo c'è un po' una prosodia ermetica, si può dire, no? Però attenti che profondamente simbolico, è il quarto dei libri sapienziali dell'Antico Testamento, riconosciuto dalla nostra Chiesa, canonico. Quindi quel momento lì i biblisti l'hanno veramente messo, quindi addirittura è un'immanenza proprio, e pensate che è del terzo secolo avanti Cristo. Ad ogni modo è una vera testimonianza fondamentale per comprendere, secondo me, questa incarnazione di Dio all'interno della storia, cioè praticamente viene il Verbo, proprio il Verbo che si fa carne. Col mio amico De André, quando gli cantavo Laudate Dominum omnes gente, ma che Domino, mi diceva, Laudate Dominum omnes gente, centro l'uomo. Ecco, però al centro è l'uomo, e quindi spinge l'uomo a scegliere questa capacità, questo, e accoglie l'etos di tutti. Tutti hanno una rete, Goliato, dicono a noi cacciatori, no, quello di Agnolo. Ma come? Non riconosci il valore di un tuo fratello, di una tua sorella? Ecco quello che va dicendo proprio, questa capacità di scelta. Siete chiamati poi a scegliere dove al centro c'è l'uomo. Tant'è vero che, come cattolico, un tempo alla fine della messa, mentre tutti andavano via, non si sentiva niente, e il prete aveva l'obbligo di recitare il capitolo primo di San Giovanni. Et verbum un caro fatto messa, e doveva inginocchiarsi. Finalmente abbiamo l'uomo. Non si sa quindi bene chi è Coelet, terzo secolo avanti Cristo, si sa però che significa l'Ecclesiaste, colui che parla in assemblea. Noi questa sera ce l'abbiamo in assemblea, anzi. Ecco, vedi, ciascuno, l'investo io, da stasera sì. Ciascuno si sente un po' Coelet, cioè in ricerca tutti insieme. Che bello, la ricerca. Chi è che ha la verità? Noi in ricerca, noi. E allora rileggiamo insieme, no? Qualche brano del Coelet e anche quello di altri testi sacri, perché noi dobbiamo continuare, vero Andrea, a fare delle domande sapendo che ci sarà sempre il silenzio delle risposte. Sua sotto il sole,
parole di Coelet, figlio di David, re di Gerusalemme. Fumo, fumo di fumi, dice Coelet, polvere di polveri, tutto fumo, polvere. Qualche cosa l'uomo avrà in tutta la pena sua sotto il sole, un va e viene di generazioni e la terra che sta nel tempo, sole si leva, sole tramonta, corre laggiù, di là riappare, andato a sud gira a nord, il vento ricomincia il suo girare, si versano nel mare tutti i fiumi senza riempire il mare, e là dove si versano seguiteranno ad andare. Tutte le parole è fatica, un uomo non basta a dirle, mai sazia agli occhi il vedere, mai è troppo agli orecchi l'udire. Il sarà fu già, il si farà fu fatto, non si dà sotto il sole la novità, niente ricorda chi è stato, niente ricorderà chi verrà. Io Coelet, re di Israele, stato in Gerusalemme, io cuore di sapiente, tutto il fare e rifare sotto il sole ho percorso e indagato. Fatica feroce questa, tormento di Dio nell'uomo, tutte io vidi le azioni che si fanno sotto il sole ed ecco, fumo, è tutto, soffio che ha fame. Torture non si raddrizzano, privazioni restano prive. Al mio cuore io gli parlo, gli dico quanta ne ho di grandezza, quanto cresciuto sono in sapienza. Prima di me nessuno crebbe mai tanto in Gerusalemme. Io, il cuore che ha visto la più grande sapienza, il tutto della conoscenza, il cuore che si è dato da padrone della sapienza a penetrare tra le passioni, a discernere tra le follie. Ma era soffio che ha fame, anche questo. Sapienza che più cresce, più grave si fa il tormento. Conoscenza che più si addensa, più acre si fa il dolore. La dolce compiuta sotto il sole, io la vidi. E lacrime di oppressi
Nessuno le addolciva. E violenza di oppressori? Nessuno la frenava. I morti, perché morti, io lodo. I vivi no, perché vivi. E più di loro lodo il felice che ancora non è stato e il male non ha veduto che sotto il sole noi facciamo e vidi intanto penare, intanto sforzo di essere, invidiarsi ciascuno, ma polvere, tutto fumo e polvere, lai, lai, la, e altra lai, miseria lai, ho veduto sotto il sole. C'è chi ha solo e non ha nessuno, né un figlio né un fratello, eppure senza fine si affatica, mai di ricchezze si sazia gli occhi. Ma per chi si affatica? Ma per chi si priva di felicità? E ancora vi dico io, Coelet, meglio due di uno solo. I loro sforzi congiunti avranno premio migliore e se cadono uno dei due rialzerà il suo compagno, ma chi è solo? Sciagura. Ma chi lo rialza se cade? E poi ci si riscaldano a dormire in due. Ma il calore non ha chi è solo. E se uno dei due è attaccato, a resistere saranno in due. E ancora vi dico, meglio un bambino senza nulla, ma illuminato di un vecchio idiota di re. Cessato il suo fare lume, da dentro una galera esce verso il regnare, ma anche un re nasce nudo. Tutti vivi, io li vidi andare sotto il sole, soggetti ad un bambino che sopra un altro si ergeva. Era un interminabile flusso di tutto un popolo, uno davanti e tutti gli altri dietro. Passato poco tempo, ogni giubilo era finito. Perché? Fumo! Anche questo! Soffio! Che ha fame! Di un olio che profuma la buona fama è più caro del giorno in cui si nasce, il giorno della morte. Meglio se vai tu a una casa di lutto piuttosto che a uno spaccio dove si trinca, perché là il vivo fissa la mente su come l'uomo finisce. Meglio che ridere e tormentarsi, nell'attristarsi il viso si fa più bello il cuore. Il cuore dei sapienti è in una casa di lamento, il cuore degli idioti in una casa che esulta. È ancora meglio per te se ascolti mugugnare un sapiente che al gorgheggio di un pazzo prestare orecchio. La fine di una cosa, ascolta, è meglio del suo principio, e di uno inflessibile è meglio un animo indulgente. E non cedere a fulmine ventate di furore, il ventre degli idioti schiuma di collera. E poi non dire: perché più felici tempi antichi? Non è domanda intelligente. Sapienza è buona quanto un tesoro, tanto preziosa è chi vede il sole. Sapienza è un'ombra, denaro è un'ombra, ma
e guadagno la conoscenza. La sapienza è la vita di chi vive per lei. Tu contempla quel che Dio ha fatto. E nei giorni buoni vivi felice e nei cattivi soffri. Perché Dio in questi converte quelli. E lo sai perché? Perché l'uomo non trovi mai nessuna traccia di lui. Mare, mare, go, cara, io stico, corti la lesi, lette ma passi. Mare, mare, go, cara, io stico, corti la lete, lette ma passa. Mi dia la lesi, ma di zare che mi capuschi, la chi la tisca, zare che mi e buschi. Mi dia la lesi, ma di zare che mi capuschi, la chi la tisca, zare che mi e buschi. Non si può dire. No, si può dire, no, però ti stavo per dire che adesso qui ci devi dare una mano, perché qui dice: perché l'uomo non trovi mai nessuna traccia di lui. Ma perché non dobbiamo mai trovare nessuna traccia di lui? E poi soprattutto come le troviamo queste tracce? Quante tradizioni diverse, dice Simone Weil. Vedi che ho delle citazioni anch'io, perché insomma, stando con te, poi uno si prepara, perché sennò... Allora, ogni qualvolta un uomo ha invocato con cuore puro Osiride, Krishna, Buddha, Tao, il figlio di Dio ha risposto inviandogli lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo gli ha inviato questo figlio dell'uomo, la luce, qualche volta la piena luce, nel caso degli illuminati, all'interno della tradizione religiosa, di quella tradizione religiosa. Quindi vuol dire che è normale che ci siano tanti modi di credere. Cosa dici? E c'è anche l'ateismo. Ho citato prima un mio maestro teologo, Paolo Rossi. Credete che io scherzassi? Sarà almeno 5-6 anni fa, gliel'ho portato a un cardinale. Era un camerino a Genova. Vieni che ti regalo una maglia. Una bella camicia, ma nera. E arriva lì dopo la doccia, spunta, vedo che ha questa camicia tutta aggrovigliata. Cosa fa? Aspetta, questa la porta al cardinale. E allora abbassa da guadagno, no? C'è scritto qua, ben grande, Dio c'è. Così fai bella figura col cardinale. Don Gallo dice, non ancora, è ancora un credente. A proposito, tu hai citato Simone Weil. Tu pensi che questa giovane era già stata operaia, famiglia borghese, intellettuale, operaia alla Renault, poi dovette fermare la TIA e andare in America, durante la guerra partigiana voleva lanciarsi col paracadute e andare con i partigiani francesi. Questa è la ricerca di Dio, scegliere da che parte stare. Quindi a un certo momento torniamo al Paolo, Dio c'è. Gli fai vedere, eminenza, ha visto, poi abbassi adagio, adagio, tenti, devi mettere il dito sulla seconda frase, tre parole, il dito qui e poi boom sul cardinale, deve fare una scena, dai ti insegno io, la mia vis comic, Dio c'è, e poi, ma non sei tu. E allora il cardinale rimarrà un po' lì, abbassi. E allora, c'è scritto, punto interrogativo. E allora, la base lascia andare, rassegnati. Rassegnati. Quindi, questo discorso veramente, innanzitutto diciamo subito che non sono, tanto per sbarazzare il campo, non sono i non credenti il problema dell'umanità. Sono i credenti, cioè quelli che si dicono credenti, sono mercatolatri, il signore del denaro, e tutte, la guerra, io mi ricordo la guerra dei Balcani, il D'Alema che era presidente, poi era andato in tribunale a denunciarlo, l'articolo 11 della Costituzione, o Massimo, no, dice, ha detto guerra umanitaria.
La Santa Sede, siccome con questa storia dell'ortodossia, vedi che la Chiesa ortodossa lo mantiene, niente, niente, a un certo momento. E a un certo momento hanno dei momenti, allora dice, come la chiamiamo? A Voltiro gli hanno detto, ma guarda che la NATO, dice guerra, sai, papà, guerra. E dice, come la chiamiamo? Un mio vecchio portuale, pescatore, mi diceva, mi non capisco niente, capite il genovese, no? Mi non capisco niente. Però stampa a sentire, era il momento del referendum, aborto, lui e la moglie in casa li rompeva. Usci scemo un Vaticano suona il violino, come dire, oh, hanno 3-4 lauree, il più scemo suona il violino. E poi fanno queste cazzate, divorzio, aborto, sessuofobia, ma sono matti a Marisa la moglie, mi fa perdere, hai capito? Quindi poi mercato, allora la Santa Sede per i Balcani, ingerenza umanitaria. E non ti dico cinici, indifferenti, intolleranti. Vuoi che ce ne dica uno lì? In questi giorni hanno pubblicato 3 righe, no? Poi scompare. A un certo momento ci sono gli ispettori dell'Unione Europea, indovina dove? Alla Banca dello Iolo. Sospetta per riciclaggio. E non è la prima volta. Ma allora, per dire, tu vai a un certo... Poi c'è gli intellettuali organici. Non ti dico un certo, no, capisci, pensa un po', ben vengono tutte le regioni, le culture, guarda che bello, a me sembra di vedere tutti questi fiumi che vanno, ma non c'hanno la verità totale, quindi parziale. E noi continuiamo cattolici, dobbiamo smetterci, la verità, sì, tutti accogliamo, falso, accogliamo, la verità sussiste, sai il latinismo, subsiste, non si sa cosa vuol dire se è sopra o sotto, sussiste solo nella Chiesa Cattolica e casca al mondo, ma non è possibile. Vedi che allora rompa quella che è la ricerca, proprio si rompe, guarda, mi ero preso un particolare, guarda che bello questo, quindi questo grande fiume che poi tutti vanno nello stesso mare, questo mare immenso, cos'è? La Margherita che mi dice, ma dov'è il tuo Dio? Tutti gli anni con questi apparecchi sofisticati, continua ad allargarsi la superficie dell'universo. E infatti mi dice, io il tuo Dio non l'ho ancora trovato, sto di guardare. E si allarga sempre di più. E va bene, cerca, io dico. C'è il punto fondamentale. E con un'altra immagine, pensa. Un'altra immagine come un albero e i frutti, no? E i rami, è completo. Ti ricordi quanto hanno discusso per mettere nella Costituzione Europea? Io me la ridevo, dice bisogna mettere le radici cristiane. Ho detto, ma per carità, perché in genere quando tu vedi un albero, anche così, vai, vedi che è mezzo secolo, dice, oh povera me, le radici sono ben andate. E allora loro dice l'Europa ha le radici cristiane, vai a vedere, ti rendi conto, c'è il signor capitale per il collega vuole che andasse dal governo mondo, secondo me con la Fornero la fa a pezzi proprio. Dice, ma cosa sei, hai studiato la Thatcher, allora vuoi fare meglio della Thatcher, invece fa peggio questi chierici del il capitale, tutti i poteri, un bel proverbio di noi vecchi genovesi. Stanno attenti a quelli di tutti i poteri. Di giorno litigano, di notte vanno a rubare insieme. Guardate a questo punto, questa malvagità. Addirittura il cristianesimo, le grandi religioni, cosa hanno formato? La civiltà capitalista, che ormai è irreversibile la caduta. Ecco perché da questi strati, terrificano, dov'è questa civiltà? Cristiana, dicono, l'Occidente cristiano. Dov'è? Ancora una spinta innovativa, il neoliberismo, creativa, distruzione, base. Qual è l'obiettivo? I miei ragazzi fanno delle ricerche, anche i più piccoli. Quest'estate uno di quinta, elemento, no, posso andare con Giorgio a fare la ricerca. E vai, cosa? Ma vieni un po' qui, a me mi piace. E cosa c'è? Mi ha detto Giorgio che è sulla FAO. E io che a me
mi piace quei ragazzi. Cos'è sta FAO? Ma nonno, come sei ignorante? È la lotta contro la fame del mondo. Ma davvero? Dai Giorgio, vai. Oh, dopo un'ora e mezza, io non ci pensavo più. No? Non mi arriva con un foglio, lì sei nel mio ufficio, non spara, sì. Sai, quasi sempre. No, con sto foglio in mano. Cosa c'è? No, come Luigi di là. I conti non tornano. I conti non tornano, io come i conti, cosa c'è? E nonna, siamo di là un'ora e mezza, facciamo ricerca, è venuto fuori che questo pianeta, grazie alla civiltà urbanista cristiana, ogni 3 secondi muore un bambino, una bambina, un uomo e una donna, di fame. Camusse nella peste, poter essere santi senza Dio, è il solo problema concreto che io oggi conosco. Ti rendi conto di questa possibilità veramente di fare una ricerca tutti insieme? E allora tutte le religioni, come un pluralismo, ma che nessuno, ecco l'assemblea dove il pastore va volentieri. Tra l'altro i primi cristiani avevano scelto non la democrazia, allora c'è ancora la democrazia greca, il termine in greco, no, ecclesia, assemblea. Adesso noi diciamo andiamo in chiesa, allora andiamo a vedere, magari una grande basilica, no, loro dice ai fratelli e alle sorelle, quando nessuno li voleva più alla sinagoga, perché non potesse, e anche da parte degli ebrei, perché gli apostoli andavano al tempio, Gesù è un ebreo, lui va nelle sinagoghe, secondo me non voleva fare la religione cattolica, ma manco per soli, ma fatti conto, ma sono tutte queste fazioni che poi crescono. Gli apostoli dopo la risurrezione, per i credenti, li vedi, leggi nei testi, vanno al tempio, che bello quando dice, incontra Pietro, uno storpio, questa è la religione, e dice, e diamine, cosa ci fai qui? E allora mentre va nel tempio a Gerusalemme e dice, beh, io non ho né oro né argento, in nome di Gesù, non ho né... E quindi se la Chiesa cattolica, se c'è dei cattolici, deve riconoscere che deve allora diventare cristiano. E se diventa cristiano? Deve diventare povero. Ma torniamo a quello che dici, per esempio le 3 religioni monoteiste, noi toccheremo anche gli altri, no? No? Ecco, mi viene in mente, vedi, io vado, mi ricordo Fabrizio De André, negli ultimi tempi, dice, lo sai perché ti sono amico anche se sei un prete? Tra l'altro. Perché ho capito da anni che non mi vuoi mandare in paradiso per forza. Almeno questo. Hai capito? Quindi il monoteismo, prendiamo le 3 religioni che dovrebbero essere veramente, che hanno un compito, perché da secoli sono monoteisti. Ha il dovere, indovina, il primo dovere che ha il monoteismo qual è? Di rispondere alle legittime esigenze dell'ateismo. Non so se hai capito, perché sei un po' tardo. Sì o no? Guarda che qui stasera, ma attento, che poi c'è stato un periodo che c'erano gli atei devoti, i teocom, non ti dico, ho una cosa. Quindi attento, proprio ci vorrebbe qui Monovale da me. Ma chissà, tutti, forse c'è. C'è poi dopo. C'è? Allora poi lo facciamo salire, così se le prende un po' anche lui. Moni, scusami. Perché... Moni. Moni, scusami. Ci vorrebbe proprio il Moni a dire cos'è questi termini particolari, lui li conosce fino in fondo, Yahweh, sei colui che sono. E mi sembra aver proprio sentito da Moni, vedi che via via, poi faremo arrivare anche Dario, poi la Franca Ramo, che bella coppia del... Ecco cos'è l'amore, e cos'è la ricerca. Questo è il punto, no? Ti voglio bene. No, era ti do e tu mi dai, ti do, no. No, no, io ragazzi, chi è la tua amorosa? Sì, cosa è, come ti comporti? Che voglio bene, tu quello lì, il tuo amoroso? Li voglio. No, non dire ti voglio bene. Questo è il cammino. Io voglio il tuo bene. E allora chi vuol seguire? Allora sarò che sarò, è il termine di Yahweh. Tu hai questo futuro, portatore di libertà,
quindi sarò, ecco Dio, non ce l'ha i problemi con gli altri, ce l'ha con i problemi che lo tradiscono da tutte le parti, ingannando. Come si fa ancora a avere i cappellani militari nell'esercito? Ma ti rendi conto? Il l'ordinario militare che c'ha il generale di corpo d'armata. La nostra chiesa, che io ecco perché la amo, misogini. Voi dove chi va a confessarsi pensa da rispettare ancora questa antica attenzione, che poi era una riconciliazione, l'assemblea si riuniva, voleva rimpattare la correzione fraterna. No, voi dovete andare tum, dietro una grata. Te rimani di Gesù quando doveva parlare per le donne, andava in giro lì per Galilea, Giudea, la Samaria, per esempio con una samaritana. Pietro, devo parlare con una donna, portami un po' la grata. Nelle cose, per non dire poi gli integralismi di cui tutte le religioni veramente sono finite. Quindi ecco che il divino allude alla piena responsabilità dell'uomo in quanto complice del futuro. Quindi attenti, qualcosa si assumono chi è che sono i credenti, in ricerca di perché vogliono veramente con questo sarò essere proprio assumersi la responsabilità di questa ricerca, che non c'è un dispensatore di premi e castighi, ma ti rendi conto, se fai così bene, te rimangi, io ho fatto anche il bagnino, no? E mi ricordo una volta gli ho detto, e scherzando, uno che non era proprio in pericolo, a Varazze, sai, avevamo le colonie salesiane, e allora arrivo lì e dico, allora, sei in grazia di Dio, se sei in grazia di Dio ti salvi, il resto vai a nero. Direi che a questo punto veramente questo senso proprio di dialogo, me lo diceva Fabrizio, a tutti noi la grande madre natura, chiamiamola così, se veramente sapessimo la grande madre natura, ecco dov'è, finisce il capitalismo, opporsi, è mai possibile rispondere a Valsusa, vogliono fare le grandi opere, no? Ma è tutto boom, ma non capite che sono oligarchie finanziarie? Io conosco tutto, sono membro del comitato di Varsus da 20 anni. Quando spuntò a un certo momento l'idea, dice, ma questa valle, oltretutto c'è un'autostrada, c'è una statale, c'è la Dora Riparia, no, 1,4 km, no, c'è la ferrovia, dove via, no, facciamo il tunnel. Ma sono infiltrazioni, oligarchie. Quando sarà pronta? Nel 2030, meno male che sono morto, perché non la realizzeranno, non vedete niente, non crediate di vedere. Non parliamo lo stretto di Messina, ma per non dire al mondo, guarda questa catastrofe veramente di non scoprire, pensa ancora a queste guerre, questa capitale, mi dicevano proprio che a un certo momento la proporzione che vi voglio dire, l'obiettivo è questo. E di un economista indiano dice, quando lo studiavamo, perché sono tutti convinti che l'economia che enunciano i chierici del capitale Monti sia l'unica, non è vero, la scienza è approfondita, c'è fior fiore di economisti, capisci che li cancella. A un certo momento qual è l'obiettivo? Dice, quando parlavamo di paesi in via di sviluppo si riferiva al terzo mondo, paesi poveri. Oggi, quando parliamo di paesi in via di sottosviluppo, noi economisti, se siamo seri, ci riferiamo ai paesi dell'Occidente. E per dirvela in sintesi, ogni 100 abitanti di Milano, Genova, Occidente, Australia, Stati Uniti, ogni 100 è stato stabilito da questo neocapitalismo sempre più bramoso, questa brama del guadagnare del profitto immediato. Quindi cancellano il passato. E che futuro c'è? E dov'è Dio lì? E allora la proporzione sarà che su 100 milanesi, d'ora in avanti, solo uno potrà richiedere. E come? Come? Tutti gli altri 99, proporzionalmente, come sta avvenendo, devono diventare più poveri. Allora vogliamo, ecco qui, facciamolo il discorso sulla religione, sentiamoli tutti, abbiamo bisogno di questi grandi doni. Primo, abbiamo ricevuto il dono dell'intelligenza. Mamma mia, me lo diceva Norberto Bobbio anni fa. Oh caro, non questa storia che continui quando parli, dici io non distingo tra credenti e non credenti. Ma cosa dici? Maestro,
come devo dire, devi dire che distingui tra pensanti e non pensanti. Norberto Bobbio sarà 20 anni fa, ma ti rendi? A questo punto l'intelligenza, e poi l'emotività, e poi la spiritualità, che gli antropologi chiamano già punto di Dio, cioè questa guardarsi nel profondo, queste potenzialità. E quindi ecco che questa, allora si scopre, e allora ecco che inizia veramente un cammino pluralistico. E allora io me lo ricordo, sapete, basta di poter dire, e i giovani avevano lanciato questo messaggio 10 anni fa, vorrei tornare anche al 68, ma voglio essere stringato, del G8, pensa che del G8, cosa avete visto voi? Massacri, adesso stanno mandando in prescrizione tutti i poliziotti premiati, eccetto uno che non l'hanno premiato, se n'è andato quando è arrivata la DIA, ha detto, beh, questa è una macelleria messicana, no? Per non dire tutto il resto, cosa gridavano? Vorrei che fosse qui anche in altri maestri, devo citare, ecco la mia strada, il piccolo, grande, gigante Ale Zanotelli, vorrei citare Don Bisotto, dei costruttori di pace di Padova, erano venuti a Genova con la rete Lilliput, più di 700 scritte, questo è il punto, questo è veramente, veramente grande. A un certo momento, signori del G8, pensa che messaggio, e noi non abbiamo ascoltato i giovani violenti, hanno massacrato tutto, dice gli violenti, gli infiltrati, non hanno arrestato un blebò. Gli infiltrati ci sono anche in Valsusa, chi se li manda? Loro, fatti conto come siamo sfigati, come siamo sfigati, come siamo sfigati, guarda, siamo sfigati. Emblematici in Italia, come si chiama il capo della polizia d'Italia? Questo saremo scemi, come si chiama? Manganelli, prima, è il massimo, è il massimo. Quindi l'intelligenza, l'emotività e la spiritualità. E allora gridavano i giovani già allora 10 anni fa con le mani bianche, con le mani bianche, gridavano, signore del G8, ma non vi sembra una cinica pretesa di venirci ancora una volta a dire che l'unico mondo possibile, ecco la ricerca religiosa, il nuovo mondo, l'unica è il vostro? Mi sembra una cinica pretesa. Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, avete anche la vostra divinità, una e trina, idolatrica, mercato, dove sono i principi liberali, selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato, ed è deterrenza infinita e totale. Se il nemico non c'è, bisogna costruire. Partì il messaggio, tant'è vero che dopo qualche mese tutti a Porta Alegre, migliaia, centinaia di migliaia di giovani, è possibile un nuovo mondo? Porta Alegre 2 l'anno dopo, è possibile. Ecco chi è il credente, quello che cerca con grande, col grande pedagogista Paolo Freire, nessuno si libera da solo, l'hai letto, nessuno libera un altro, arrivano le ricette, e i cattolici e i religiosi delle Bibbie non sono ricette politiche, tantomeno miracolose, insieme. E il Paolo Freire, che era iniziato la campagna di alfabetizzazione in Brasile anni, poi la coscientizzazione, l'hanno espulso immediatamente. A un certo momento nessuno si libera da solo, nessuno libera un altro. O gente, ci si libera tutti insieme. Questo è il cammino umano, e veramente allora ci farà scoprire la nostra dignità. Prima di tutto voglio dire ancora, perché sapere che non sfondiamo mai. Perché voi donne siete in uno stato di inferiorità da secoli. Oh, la Chiesa cattolica ne ha bruciate tante streghe, solo Dio lo sa. Non vi dico, eccetera. E io mi è piaciuto, e allora vorrei ripartire, darvi una spinta. L'avevo telefonato anche a Landini quando l'ho sentito la prima volta mesi fa. Se non ora! E gli ho detto, Landini, qual è il tuo motto? Lì i lavoratori mi hanno fatto parlare in Piazza del Duomo. Noi, Piazza del Duomo, penso, mi sono sfogato, ho detto, io ho parlato quasi tutte le piazze d'Italia,
in piazza dell'uomo mai davanti a sto uomo insieme mi venga addosso, che bello, mi sentirà tetta mansa, certo. Non mi rimane, ecco il mio invito a fare i pellegrini con me, non mi rimane che piazza San Pietro, pacifica. Quindi un grazie di compattarsi, riuscire a scoprire senza, non abbiamo bisogno di leader. Forse Archimede diceva c'è un punto d'appoggio per sollevare il mondo, siamo noi, siamo noi, vi rendete conto? Ciao. Ciao, non ce ne andiamo. Basta, perché da... No, mi hai già trattato abbastanza male, eh. Adesso... Vedi, la dignità delle nostre. Appunto. Poi ci torniamo dopo, però volevo dirti che anche io, la Roberta e Mario, nel nostro piccolo, abbiamo fatto la nostra ricerca e abbiamo selezionato alcuni altri testi di Sacre Scritture brevi. Ad esempio, partiamo dal Corano, la religione islamica, l'illuminazione di Muhammad. Avviene nella notte del destino, quella in cui Allah rivelò al profeta Muhammad il sublime Corano nel 610 d.C. Accade in una delle notti dispari del mese di Ramadan e la consuetudine islamica fa coincidere questa notte con la 27esima notte del mese. E ancora oggi, nelle case dei musulmani in tutto il mondo e nelle moschee, si veglia, si legge il Corano e si invoca la grazia e la misericordia di Allah. Gabriele venne da me mentre stavo dormendo, con una stoffa di broccato rosso sulla quale era scritto qualcosa, e mi disse: leggi. Ma io non so leggere. Allora lui prese la stoffa, la avvolse tutta intorno a me, mi strinse forte e ripeté: leggi. Ma io non so leggere. Per la seconda volta lui strinse ancora più forte, mi sembrava quasi di stare per soffocare, ripeté: leggi. Io non so leggere. E ancora di nuovo mi strinse, mi sembrava di stare per morire, e ripeté: leggi. Cosa devo leggere? Lo dissi soltanto per liberarmi di lui, perché avevo paura che mi stringesse ancora più forte, e lui allora recitò così: leggi. Nel nome del tuo Signore che ha creato. Egli ha creato l'uomo da un grumo di sangue. Leggi, il tuo Signore è il più generoso, è colui che ha insegnato per mezzo del calamo, ha insegnato all'uomo ciò che lui non sapeva. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, noi lo abbiamo fatto discendere nella notte del destino. E come saprai cos'è la notte del destino? La notte del destino è migliore di mille mesi. Discendono gli angeli e lo spirito in essa, e con il permesso del loro Signore vengono per regolare ogni cosa. Ed è pace fino all'apparire dell'alba. Colui che trova in se stesso la propria felicità, la propria gioia, e nel suo cuore la propria luce, è tutt'uno con Dio. Sappi, dunque, che l'anima che ha trovato Dio è libera da rinascita e da morte, da vecchiezza e da pena, e beve l'acqua
dell'immortalità. Dal Mahabharata, testo sacro dell'induismo che sta all'India come il Vangelo sta alla nostra civiltà. Un complesso di opere scritte tra il 400 avanti Cristo e il 400 dopo Cristo. La purezza luminosa, la padronanza di sé, il sacrificio, la non violenza, la pace, l'assenza di calunnia, la pietà verso gli esseri, la dolcezza, la pazienza, l'energia, la tolleranza, la benevolenza, l'assenza di vanità sono propri di chi è destinato dalla nascita alla condizione divina. La falsità, l'arroganza, la collera, la durezza, l'ignoranza sono proprie di colui che è destinato dalla nascita alla condizione di servitù. Sviati dalla moltitudine dei loro pensieri, avviluppati nelle reti dello smarrimento, intenti a godere degli oggetti delle loro passioni, costoro cadono nell'inferno impuro. Ho lasciato per ultimo il Sutra del Loto, scrittura del canone buddista, che so che il buddismo so e che è molto vicino. Sempre. Io devo dire che con i buddisti proprio c'è un incontro profondo, perché rimane proprio di grande insegnamento. Intanto è un testo che è il terzo secolo dopo Cristo. Sì. Questa sutra del loto che stiamo per... Sì, per uno dei più importanti. Vuol dire a tutte le religioni, ma noi in particolare la nostra, come chiamo anche l'Islam monoteisti, dicevamo. Dice, guardate, se non siete teologia dell'amore, loro no, hanno un Dio. Se non siete teologia dell'amore, perché glielo dice? Perché ormai le nostre due religioni, Islam, e dobbiamo mettere anche la religione ebraica, cristiana, tutte e tre. Siete teologia dell'amore? Non so, io vorrei conoscere tanti ebrei, andare con loro in Palestina. Io ho conosciuto il Monsignor Ilarion, che è stato 4 anni e mezzo a Tel Aviv in prigione dopo l'intifada, la prima. Una cella di 4x4, patriarca orientale, in comunione con Roma, nato a Betlemme, quindi arabo cristiano, e 4x4 la cella buia, un'ora d'aria al mese. Poi Paolo, ma con tutti, pensa ai miei fratelli e sorelle islamiche, siate teologia dell'amore e non la teologia del potere, e non la teologia dell'unica verità. Quando appare nel mondo il Buddha è così, paragonabile a una grande nube che tutto ricopre per ogni dove, una grande nube che si solleva sul mondo e lo avvolge completamente. I lampi balenano e rilucono. Il rombo del tuono si riverbera in ogni direzione, facendo gioire la moltitudine. La pioggia cade
uniformemente scendendo da tutti e quattro i lati, cade scrosciando senza restrizione, raggiungendo ogni angolo della terra, le forre, le valli montane, i corsi d'acqua, fino ai luoghi remoti, inaccessibili, in cui crescono piante, arbusti, alberi grandi e piccoli. La pioggia li bagna tutti. Ognuno riceve per intero la sua parte d'acqua. Tutti i vari alberi assumono ciò di cui necessitano secondo le dimensioni e tutti possono germogliare e crescere. La predicazione del Buddha è imparziale come una pioggia che ha un unico aroma. Tuttavia, a seconda della natura degli esseri viventi, varia il modo in cui viene recepita, proprio come le diverse piante e gli alberi assumono l'acqua ognuna in maniera differente. Ecco, io vorrei dopo questa lettura proprio far emergere la necessità delle nostre società laiche, la laicità. La laicità è l'unico spazio dove potranno essere rispettate tutte le religioni, tutte le etnie, tutte le espressioni, naturalmente riferendosi in quello che è un cammino democratico. E allora ce l'abbiamo le bussole, molti, io sono addirittura tre: Vangelo, la Costituzione ed è André, no, la musica, lo dirò poi. Ma voi avete la bussola tutti, la laicità, la laicità. Questo è il punto, non ce n'è società confessionali che finisce nell'integralismo per poi non finire nel terrorismo, tutti. La laicità, che vuol dire, mi hanno spiegato, no? Vuol dire scoprire la nostra appartenenza proprio profonda, questo me ne parlava Rita Montalcini, alla nostra, questa è la prima idea, alla nostra natura umana. Mi è piaciuto il termine così, che lui leggeva al Buddha, me lo ricordo, perché lo voglio ricordare, perché non glielo ricordo nessuno questi messaggi. Ormai cos'è, quasi un anno, quando mi mandò l'ultimo messaggio, Vittorio Arrigoni, l'ultimo suo messaggio, massacrato in Palestina, l'ultimo suo messaggio è un concetto proprio buddista. Restiamo umani. Noi ci proviamo e ritorniamo a Coelet. Polvere, tutto è fumo e polvere, l'uomo avrà tutta pena sua sotto il sole. Va, mangia contento il tuo pane e bevi con cuore grato il tuo vino e passa la vita con una donna amata. Per tutti i giorni che vivrai il tuo soffio dato a te sotto il sole, perché questo hai di tuo tra i vivi per la pena che soffri sotto il sole. E tutto quello che la tua mano sarà in grado di fare, fallo finché ne hai la forza, perché non c'è azione, non c'è invenzione, non c'è pensiero, non c'è sapere nella terra dei morti dove andrai. E ancora, io vidi sotto il sole non dipendere dai veloci la corsa, né dagli uomini di guerra la guerra, né dai sapienti il nutrimento, né dai più abili le fortune, né dai sensibili la compassione, ma perché tutti dipendono dal destino e dal caso. E l'uomo non sa quando il suo tempo verrà, e come pesci acchiappati nella rete, come uccelli invischiati, così sono ghermiti i figli dell'uomo nell'era maligna, quando gli cade sopra repentina.
Anche questo ho veduto. Un caso di sapienza sotto il sole. Grande, grande a mio parere. C'era una piccola città. Pochi uomini l'abitavano. Ed ecco che un grande re si avventa contro, con grandi macchine la sedia. Ma ci fu un uomo in quella città, povero ma intelligente, che con la sua sapienza la salvò. E nessuno però ricorda quell'uomo povero. E allora io dico, nessuna forza può valere quanto essere savi. Parole nitide di sapienti penetrano più che urla di un capo di fanatici. Sapienza è meglio che armi da guerra. Ma quanto bene è perduto per un unico errore. I tessere schedi che le dombe sca shazon neve chedi e gide shama fa i deshazan maya chukrosha viragya shazu alla tua la sus la martire son scoto che ti vala maga costruia si ne che li vala maga in e che ne ulere schedi e gialo cosvenche chazon Ereskedi ek feir baranka Jobb, hogy dalan viszi Haldot olnak finyi Baldol dalan viszi Haldot olnak finyi Szüre szállam viszi Hát van mi se ingertje Cos'et visi menei arango. Vedi cosa ci costringe a fare, a cantare in tutte le lingue, come il succo. La Roberta. Ecco. Anche tu sei. Ah, meno male. No. Il musicista. Giustiamo un po'. Musicista, Mario. Poi lui gioca in casa, hai capito? Al milanese. È qui di casa. Ex casa. Vabbè, non divaghiamo perché. No, ritorniamo al Coelet. Qui, quell'uomo povero intelligente, quando tu dicevi che Coelet è terzo secolo avanti Cristo, però c'è già l'anticipazione. A me ricorda Gesù. Gesù, cosa ci dici di Gesù? E nasce questo bisogno di uno che cammina e quindi mi sembra proprio come un'anticipazione della venuta di Gesù. Di Gesù. E chi è Gesù? Tant'è vero che poi Gesù gira e Gesù cammina per le strade. Cammina. Allora questa parola, questa figura. Vedi, io penso, ero a 15 anni, dovevamo conquistare l'asse Roma-Berlino-Tokyo. No? E quindi ero già in marina, infatti. Poi partigiano con mio figlio, i valori, no? Quindi fate il conto, io a 18 anni, io ho visto ragazzi che siete in sala, io sono del 28, fino ad arrivare a 17 anni e mezzo, ricordatevelo bene, nei miei libri, nelle mie antologie, nei docenti a scuola, in chiesa, miei vescovi. Parroci, la parola democrazia non esisteva. Vi rendete conto? 17 anni e qualche mese ho visto nascere la democrazia. E adesso che sono vecchio, possibile la devo vedere morire? Vi rendete conto? E allora io ho la mia speranza
di questo maestro che scende. E allora questo rispetto, che è il principe della pace, non nasce, nasce intanto a quota zero, coi palazzi non c'ha niente a che fare, non si permette di, come di questi tempi, non so, Ratzinger che a un certo momento è ancora sull'aereo, deve andare in Messico, però sa che deve andare a Cuba, e allora lui dice ma il marxismo è morto. Ma roba da ignoranti, ma cosa dici? A parte che il muro di Berlino è 22 anni fa, a parte che non credo che pensi che Stalin fosse un marxista in qualche maniera, in qua, e via via, ma i tradimenti noi nella Chiesa, farebbe meglio un inimico. Come mai in Messico non ha ascoltato le vittime del grande Monsignor Marcial? Una figura. Quindi attenti a dire, ma qua... Ma questo camminare, vedi, Gesù non fonda una cultura cattolica, non fonda una, visita tutte le culture. Immagini se questo marxismo è fallito, perché lui fa l'equazione, siccome la teologia della liberazione nata col concilio si ispirava al marxismo, lo dice lui, vuol dire che non lo conosce. Cosa vuol dire? È chiaro che quando c'è un cammino ci incontriamo anche con i marxisti, se vanno alla ricerca veramente della una, scoprire l'oppressione di cui sentiamo e andare verso un'alternativa. E li vuoi scartare? Loro no. E no, arriva la terza via cattolica. Capisci che Gesù non visita tutte le culture. Uno che si dichiara salvatore, come fai? Bueno, ad ogni modo sono entrato al noviziato di Salesiano a 20 anni, un anno intero ben preciso, cioè, tutto preghiera. Mia mamma, infatti, appena ho detto mi faccio prete Salesiano, si è messa le mani nei capelli, ma no, ma perché dice ma ci stai 3 giorni. Sai, sapeva che io lo so. Ad ogni modo sono uscito dal noviziato, c'ho il biglietto da visita in tasca anche di questi tempi ormai da anni, quando i cardinali si chiamano e dico io ho incontrato Gesù e mi ha dato il suo biglietto da visita. Ecco chi è Gesù. Eminenza, perché mi chiamano. E dice, me l'ha dato Gesù. Sai che si scambia, sì, e beh, certo. E allora dico, sono venuto per servire e non per essere servito. Boh. Hai capito, Gesù è presente da tutte le parti, pensa tanto presente, parla con tutti, addirittura dalla vita, è il principe della pace, è presente, vivifica, è amore, io direi, proprio questa donazione totale. Non parla mai di sesso, perché arriviamo qui al punto anche, vedi, di nuovo, perché il sesso è potere, quindi merce, mercificazione, quindi se emerge la dignità femminile veramente vinciamo, veramente. A un certo momento, perché è qui la dignità, a un certo momento, per esempio, l'amore, no? Questo lessico antico non aveva un'altra frase, poi l'italiano parole poche, povere, matrimonio. Adesso la guerra nella nostra chiesa, fanno di tutto, no? Meno male ha messo lì la Binetti, sai quella che dice? Quella che è la senatrice che dice che dell'Opus Dei, dice che c'ha il cilicio. C'ha il cilicio, cara! Eh sì, avevo confuso! Sì, ma io quando... quando... E non mi sono detto... Quando la incontro, dico, senatrice, dicono che lei ha il cilicio. Me lo faccia vedere. Allora, Gesù amore, per esempio, immagina, è presente. Chi sceglie, no? A un certo momento... l'eterosessuale, la femmina, donna, maschio e femmina. E Gesù non è presente in un'unione di gay? Beh, non è possibile. E dicono queste cose qui. Non è possibile in un'unione gay di lesbiche. E dicono che loro amano Gesù. Ma no! Una volta mi chiama un cardinale, mi fa vedere sul suo tavolo, aveva un mucchio di lettere che non ti dico. Guarda cosa scrivono i fedeli contro di te. Oh, Eminenza, veramente hanno scritto a lei. Una volta Dario Fo e la Franca mi ha detto, perché quando vai nel cardinale non gli porti i baci perugina?
non le ho mai portate, mi dispiace. A un certo momento, e io dico: ma chi è? Ecco, sei sempre con le puttane qui, drogati, lavoro, guarda qui, blasfemi, tira fuori un foro, cosa fa? Processione, ma quale processione, grida, lo fa vedere, era un corteo ad Asti, mi ricordo la prima crisi della Fiat, a proposito mi sembra Piero Perù ha detto bene della Fiat, FIAT, famiglia italiana abbandonata a Torino. Chi è quello? Come si chiama più l'amministratore delegato? Minchione? Come si chiama? Marchionne! Marchionne, che bravi! Gli operai che scelgono lo strumento democratico del referendum! Che bravi! Vai, Pomigliano, mira! Se votate sì, sai come fa con quel maglione in piena estate? Se votate sì, che bravi! Se votate no, sbaracco tutto! Ma chi sei tu? È il primo evasore fiscale italiano. Sono di quelli che la mattina si alzano, sai quando devi chiudere la sveglia, tu brum, poi guarda, oh, ma chi è che mi ha messo sul comodino 10.000 euro stamattina? Che vergogna. E noi ci lasciamo prendere per il collo, lasciatemi. Allora, mi fa vedere, era un corteo di giovani, mi avevano invitato. Avevano fatto un bel popazzo, fatto bene con l'aureo, san precario. E il mio compito, ero davanti al corteo, e dove mi facevano sempre, io mi giravo verso il corteo col mega. San precario, tutti, prega. Quando siamo arrivati in piazza, san precario. Lì un grido, erano 500, vogliamo il lavoro, eminenza, cos'è? Blasfemo, capisce la dignità dell'uomo, quindi ecco che Gesù è collocato lì proprio, è sovversivo, a un certo momento proprio la cosa che ho potuto dire io è che mi sa che mi sento amato, no? Poi mi sento amato. E allora siccome ne combino veramente di tutti i colori, no? Perché a un certo momento, vedi, la fede, ve l'ho accennato prima, e la fede innanzitutto è un dono soprannaturale, dottrinalmente, no? Quindi non c'entrano niente, non ve la danno la fede, che ormai l'equazione è, sei un buon, vuoi essere un buon cattolico? Ubbidisci ciecamente al Papa. Pensa tu che fede, che cos'è questa fede? La vendono al mercato. Com'è? Se dici più rosari, c'è la fede più alta. È un dono. E praticamente fugge sempre, guarda. Perché fugge? Non abbiamo manco bisogno di fuggire. È un dono soprannaturale, non umano, non fisico, no? È una forza, un vento, un'energia, E non si possiederà, non si può, fugge continuamente, perché ci chiede a volte di credere cose che... Allora ecco il cammino, dicevamo prima, che tutti insieme, tutto il mondo, pensa, no? Pensa tu, a Serva la Candona, col campesino, andiamo in Città del Messico, la svolta epocale della non violenza. Io che ho fatto la guerra partigiana, basta, io riconosco tutte le rivoluzioni, ci mancherebbe. Adesso c'è proprio qualcosa di una svolta della non violenza. E me lo raccontavano alcuni guerriglieri partigiani, voglio chiamare, che sono venuti a trovarmi passando la Genova del comandante Marco. Ci hanno convertito il campesino. Dobbiamo andare a Città del Messico, più di un milione tutti, con le mani alzate abbiamo. Il Sentero ho ricevuto... Con i Sentera che mi dicevano in questi ultimi 6 anni, le squadre paramilitari, i Sentera sono quelli che vanno a coltivare terreni abbandonati da anni, dal capitalismo, da tutte queste che vogliono, e lì ci hanno già ucciso 3.000 giovani. Con orgoglio mi guarda e mi dice, però abbiamo già 3.000 nostri ragazzi iscritti all'università brasiliana. E il futuro? Le cooperative dell'India, migliaia, non ne parla mai nessuno. In Burkina Faso, non se ne parla. È chiaro che chi ha il monopolio dell'informazione
E allora qualcuno dirà a questo punto: Gesù proprio ci accompagna. Sentite, Gesù ciascuno di noi, del resto San Paolo lo dice: non sono più io che vivo. Bella questa frase. È Cristo che vive in me. E lo è in chiunque. E allora ecco chi può sollevare il mondo. Questa è Archimede. Dice: datemi un... no, che io una solo... No, siamo noi, ciascuno di noi. E allora a questo punto capisci che nasce con l'utopia. Prima, rispondendo al cardinale, cerco di sdrammatizzare e gli dico: ma Eminenza, come vede Eminenza che faccio così, no? È convinto che io... No, c'è ancora un monsignore che non è tanto in alto. Quando mi incontra, fai un po' così con la mano. Mi dà la mano da baciarmi. Fai un po' così. Buonasera, monsignore. Andiamo di modo, col cardinale gli dico: scusi Eminenza. Oh, dimmi, figlio. E dico: ma secondo lei, che è un cardinale, cioè, Gesù, in quelle tutte situazioni, lontani, disperati, bastonati, sofferenti, sì, anche ragazze nella tragedia dell'aborto, sì, Gesù da che parte andrebbe? Con chi starebbe? Cioè, andrebbe? Lui mi ha guardato, era un po' già stizzito, mi fa: ah, se la metti su questo piano... Eminenza, su che piano la devo mettere? Se devo seguire Gesù. E allora pigliamo questa grande utopia con la definizione, prima di tutto, del mio grande amico Eri De Luca, che era invincibile, Don Chisciotte. Lui l'ha letto in uno scrittore turco, mi sa. Normalmente quando diciamo Don Chisciotte, allora Don Chisciotte è il signore dell'invincibile. È lui che bastonato, anche si alza sempre. E soprattutto Galeano Edoardo Carli, quando definisce l'utopia. Perché dico che anch'io a volte sono scoraggiato, e tanti scoraggiati, è legittimo. Pensa che distanza hanno i giovani un baratro dai partiti. E avranno ragione, dalla religione. Non se ne può più, capire. Ah, non è possibile. Qui che abbiamo dei messaggi così dirompenti, i nostri profeti, noi vogliamo parlare di pace? Aboliamo tutti, sai chi dobbiamo solo chiamare? Gino Strada. Vai tranquillo che sociologi, tutti quelli che te lo spiega lui com'è. Dai tranquillo, maestri, ma che siano testimoni. Adesso l'utopia dice: guarda, vai là, 300 metri, tutti, arriviamo. Poi c'è qualcuno che dice: no, guarda, è 500, e ci arriviamo, è 300 di voi, 500, ma allora uno dice: oh! No, è troppo importante, dice Galeano, vuol dire che non siamo fermi, ma che camminiamo, e questo è il cammino di questa sera. A proposito di cammino, adesso è il momento di Christian Bobè, che ha dedicato... Christian, vai. Grazie. Troppo. Ha dedicato queste parole a Gesù, a proposito, l'uomo che cammina. Cammina. Senza sosta cammina. Quello che si sa di lui lo si deve a un libro. Se avessimo un orecchio un po' più fine, potremmo fare a meno di quel libro e ricevere notizie su di lui ascoltando il canto dei granelli di sabbia sollevati dai suoi piedi nudi. Sono dapprima in quattro a scrivere di lui, e quando scrivono hanno 60 anni di ritardo sull'evento del suo passaggio, noi ne abbiamo molti di più, 2000. Tutto quello che può essere detto su quest'uomo è in ritardo rispetto a lui. Conserva una falcata di vantaggio. E la sua parola è come lui, incessantemente, in movimento, senza fine, nel movimento di dare tutto di se stessa. 2000 anni dopo di lui è come 60. È appena passato, i giardini di Israele fremono al suo passaggio come dopo una bomba, onde infuocate di un soffio. Se ne va a capo scoperto. La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla in confronto a ciò che egli spera. Che la morte è nulla più di un vento di sabbia. Che vivere è come il suo cammino.
senza fine. L'umano è chi va così, a capo scoperto, nella ricerca mai incessante di chi è più grande. Il primo venuto è più grande di noi, è una delle cose che va dicendo quell'uomo. Il primo venuto è più grande di noi. Bisogna scandire ogni parola di questa frase, bisogna masticarla, rimasticarla. La verità la si mangia. Vedere l'altro nella sua nobiltà di solitudine, nella bellezza perduta dei suoi giorni. Guardarlo nel movimento del venire, nella fiducia in questa venuta. È quanto si sfianca a dirci l'uomo che cammina: non guardate me, guardate il primo venuto, e basterà. Dovrebbe bastare. È ebreo da parte di madre, ebreo da parte di padre. Eternamente ebreo per quel suo modo di andare ovunque senza base alla sua potenza. Lui ha quel cuore bambino che non conosce distinzioni. Il principe e il mendicante, il virtuoso e la canaglia. A tutti si rivolge con la stessa voce solare, come se non ci fossero principi, mendicanti, virtuosi, canaglia, ma sempre soltanto due esseri viventi faccia a faccia, e in mezzo a loro la parola che va, che viene. Non dice amatemi, dice amatevi. Ciò che si condivide si moltiplica. La sua potenza è essere privo di potenza, povero, nudo, debole. Questa è la figura del più grande re d'umanità, dell'unico sovrano che abbia chiamato i propri sudditi uno ad uno con la voce sommessa della nutrice. I quattro che descrivono il suo passaggio dicono che morto si è rialzato dalla morte. Ed è questo indubbiamente il punto di rottura. O ci si separa da lui su questo punto, allora se ne fa un sapiente, come ce ne sono tanti, o lo si segue. E allora tutto quello che può essere detto è inudibile e folle. L'uomo che cammina è quel folle che pensa che si possa vivere una vita così abbondante da inghiottire persino la morte. E coloro che ne seguono le orme e pensano che si possa restare eternamente vivi nella trasparenza di una parola d'amore sono forzatamente considerate dei matti e la loro parola folle. E tuttavia, a cosa servono le altre parole, tutte le parole pronunciate nella notte dei secoli? Ma che cos'è parlare? Cos'è amare? Come credere e come non credere? Forse non abbiamo mai avuto altra scelta che tra una parola folle e una parola vana. La parola perduta continua a salvarci la vita, emanando dal centro del cosmo appena un filo di entusiasmo. L'avvento dell'era reale passa attraverso una storia fedele, mentre continuo a cercarti con gli occhi, spegnendo nei lucidi specchi. Domani potremo parlare, domani per recitare, per prendere a calci il cuore o arrenderci all'amore, per spendere il male e il bene o prenderci in catene. Ora possiamo lasciare contenti un vuoto di sentimenti. La parola perduta, l'alchimia medievale del verbo, reclama scienziati e poeti, violentandoli con garbo. La domanda ci urla dentro, ce la ritroviamo contro. Siamo pietra, siamo stelle, universi, particelle. La parola perduta, col suo dolce guizzare di seta, richiama alla mente il biologo, il profeta.
Ma il tuo creatore, pensalo, ma pensalo nei tuoi anni di desiderio. Prima che i giorni diventino sciagura, flagellato dagli anni in cui dirai nessuna voglia di loro. Pensalo, il tuo creatore, prima che il buio sia sole, lampade, stelle, luna, e dopo di rotte piogge si riformino i nembi e sia giorno di scompiglio per chi guarda la casa. Pensalo, prima che si afflocino i bravi che la forza reggeva e le mugnaie rarificate disimparino a macinare. E le porte del mercato, al cessare del suono della macina, si chiudono. E intanto il grido di un uccello fa trasalire. E le file del canto non sono udibili più. E l'uomo se ne va alla sua casa, fuori del tempo, tra i piagnistei rituali delle donne del suc. Pensalo, il tuo creatore, prima che il cavo argenteo sia rotto, l'aureo globo sommerso, la brocca si infranga sulla fonte, la ruota precipitando termini in fondo al pozzo, e sia il ritorno alla terra della polvere che lo fu. E torni al Dio che lo ha dato il soffio animatore. Fumo di fumi, dice Coelet. Polvere, fumo di fumi, corre il vento, riprende il suo girare, si riversano tutti i fumi nel mare, là dove vanno, seguitano ad andare. Vanitas vana vanitatum, vanitas vana vanitatum. Vero sapiente, avete udito, fu Coelet, tra il suo popolo fu un maestro, e investigando e soppesando dettava innumerevoli sentenze. Coelet volle trovare la parola squisita, la scrittura precisa della parola vera. Le parole dei sapienti sono punte acuminate e chiodi che si conficcano le scritture che le raccolsero. Un unico pastore ne è l'autore. Però al di là del pastore Coelet, noi abbiamo un pastore in scena, credo siamo l'unica compagnia che se lo può permettere, e quindi non ci possiamo salutare senza una parola tua ancora. E c'è un grande dono della Chiesa, che dopo secoli, no, finalmente hanno letto i testi un po' più attentamente. E siamo al Concilio Vaticano II, termina il 7 dicembre 1965, c'è un documentino che attualmente, ormai da 50 anni, quest'anno il 50° anniversario, non si sa manco più cos'è il Concilio Vaticano. Dicono, fanno, cioè annuncio di quello che fu una minoranza durante il Concilio. Una minoranza di vescovi che votavano sempre contro, tra i quali c'era anche Wojtyla, tanto per cominciare. Mi ricordo la Bignani mi fa: ci va la beatificazione di Wojtyla? No, finché non era l'anniversario 32° l'altro giorno, finché non beatificano il mio San Romero del Salvador, dopo 6 anni non posso andare a un certo momento, e soprattutto il rispetto delle donne, lasciamo, lasciamo. Ad ogni modo capisci che mi trovo proprio davanti a quello che il testo si chiama Dignitatis Humana. Finalmente la stragrande maggioranza dei padri dichiara
questo finalmente è un dono per tutti gli esseri umani e che bisogna essere confermato e rispettato. Il dono che è il primato della coscienza personale di ciascuno di voi che siete qui è dottrina certa. Chi dice il contrario è eretico, se addirittura era chiesto. Una coscienza certa a chi può essere veramente in subordine, può ascoltare. Io aderisco alla mia chiesa, accetto il diritto canonico, tutto, però le anzi ben vengano le omelie, le encicliche del mio Papa, le omelie dei vescovi, dei preti, le letture, gli scritti, però sono io che scelgo e decido. È la mia adesione, la Morisè francese, ecco, torna la fede. La fede è proprio, non so se è riduttivo, è come un innamoramento, dare un'adesione totale, io e Dio, cioè questo padre, questo cammino, sempre in una ricerca continua. Quindi in questo cammino, a chi è subordinato? Al governo Obama? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Berlusconi? No. Al governo, al parroco, al sindaco, al governatore? No. Capite? Ciascuno di noi, è questo che ho tentato di dire stasera. Don Milano lo diceva già ai suoi allievi e figli di contadini e di operai di Barbiana. Siete voi sovrani, non il mercato. Mercato sovrano, vi rendete conto? No! E quindi scoprire questa. E io mi ricordo, noi avevamo avuto una unità di strada delle prime, tuttora, e c'era il cardinal Canessi, il terzo cardinale. Mi manda un professore di morale a dire che sì, noi aiutiamo, oh, che bello, non potete, a Don Gallo come cattolico non può dare il preservativo. Sto monsignore, ma da dove spunti tu? Professore di morale. Anch'io conosco la morale cattolica, la propongo, ma cosa vuoi imporre? Cosa dai leggi? Che cosa ne sai? E allora mi ha detto il cardinale che se rispondi così domani ti vuol sentire. E allora andiamo. Arriva in anticamera, c'è un segretario. Sai come succede nei palazzi? Quelli che non fanno un cazzo, c'hanno tutti una hanno una cartella, no? Non so se al Pirellone è così, non so. E ti incontrano con la cartella, no? Per far vedere che quel minuto che dico, con la cartella, oh Don Andrea buongiorno, lei che è tanto buono, e dice questa udienza c'è il tema delicato, era la storia del preservativo, pensa che è delicato. Allora, a un certo momento il nostro cardinale è sensibile, lei lo sa, lo so, e allora veniamo dunque, dice non può sentire la parola preservativo. Oh, sarò molto tecnico, dirò profilare, non dica profilare perché il cardinale sviene. E cosa devo dire? Si mantenga sull'anticoncessionale, entro dentro, Dio mio, era piccolo, mi hanno detto che è ancora vivente a Roma Vecchio, gli faccio tanto auguri, grida come non sai, devi andare dai giovani coi principi, ma Eminenza, guarda, io mi sono informato, professor Moroni di Milano proprio allora, e mi ha detto certo una tregua anche attraverso il rapporto sessuale, ci sono dei contagi, malattie infettive, l'HIV, non c'è ancora il vaccino adesso, pensa a loro, niente, tu devi andare dai principi, alla nostra morale è quello che conta, so che aiutate, però in questo punto i principi non negoziabili, fatti conto, no, che bella vita per strada, magari anche quelle. Niente, quindi messe lì dal racche con complicità di tutti. Quindi non è che sono lì, e arriva la Malpensa, non passa manco la dogana, sono accompagnati, va il pulmino sotto l'aereo, e escono con le valigie, vanno a rifocillarsi, dopo un po' arriva un altro pulmino, tre giorni dopo sono in Corso Sempione a far marchette, e così chi è che li organizza? Questo RAC, ma lasciamo andare questo cardinale che urla, e allora gli dico, ma Eminenza, scherzando, guardi che in marina, e mi è capitato due volte mai in marina, abbiamo avvistato dei naufraghi. E il comandante non è che va lì al bordo e dice, oh, siete in tempo di guerra, lui, siete inglesi, francesi, americani, allora andate alla malora. No! L'antica marineria, lo spirito, il naufrago è sacro. La ciambella, Eminenza, buttiamo una ciambella. No, tu devi andare con... Allora gridiamo, a un certo momento non sapevo più cosa dire, dico, stia a sentire.
se ci fosse il rogo lei andrebbe bruciata. Ti sembra il momento di scherzare? Eh no, lei penso che sappia che Santa Madre Chiesa è l'ultima dottrina ufficiale, è quella del Concilio Vaticano II, penso a un concilio ecumenico approvato dal Papa Paolo VI, e dico c'è la dottrina del primato della coscienza personale, lei può proporre, consigliare, ma non arrabbiarsi così a tutti i costi, altrimenti sono deviante eccetera eccetera. Il primato della coscienza, Minerva, e lui rimane, no, no, io non voglio essere vincente, voglio essere convincente, ebbene non lo è, boom, buonanotte, me lo so. Tre giorni dopo mi scrive, caro figliolo, caro figliolo, è vero, nella nostra Santa Madre Chiesa il primato della coscienza personale è dottrina certa, punto, ah, meno male. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza può dirsi retta se fa riferimento alla verità. Gli ho subito scritto, Eminenza, finalmente dopo anni siamo in sintonia. E torno sui miei piccoli discorsi fatti stasera. Eminenza, la vogliamo cercare insieme? Non mi ha più risposto. E allora arriviamo qui alla fine. Ed ecco che io vorrei... forse la chiamerei questa coscienza come, chiamiamola così, non so dove l'ho letto, ciascuno di voi, ciascuno di noi, al genio della fanciullezza. Ma non vi sembra una cosa da scoprire? E allora ecco al termine, ringraziando la Carla, la Roberta, il musicista grande, grande, voi tutti che siete venuti, medico dice c'è la sala piena, mi dice vengono per me, conosco i miei limiti, però sono qui, sono coinvolto, e allora contento. E allora, siccome la prima, se si ricorda quando mi hanno coinvolto, era la vigilia di Natale e mi hanno bruciato, dico guarda io non partecipo, lascia per. Al Porto Antico c'era un bellissimo tender da circo e a me piace fare il clown, e dico vengo a fare il clown. Poi dice, mi dice la Carla, è la vigilia di Natale, comincia alle 9, poi veniamo tutti a messa di mezzanotte. E allora sai, pastore, pastorale, e allora manco i volte, mi sembra che siamo alla 35esima volta, sono io che a volte non sto in piedi. E allora quella sera lì... E allora, proprio così, non sta in piedi. È continuata, e allora scrivo una lettera breve a Gesù Bambino. Caro Gesù Bambino. È vero che se noi dell'Occidente cristiano bombardiamo una città, ammassiamo migliaia di persone innocenti, se spariamo missili sui mercati ammassiamo migliaia di vecchi e bambini, che se occupiamo un paese con le armi, violando il diritto internazionale, distruggendo la vita civile, se trattiamo gli altri a colpi di cannone, seminiamo odio, rabbia, violenza infinita, non democrazia, vi do ancora questa chicca. Io ho potuto tradurre l'enciclica di Papa Giovanni, Pacem in Terris, con la Fernanda Pivani. Così è un'occasione per salutare anche la Dori Ghezzi di Milano, Cristiano, gli altri, la Luvi, tutti. È come un po' la mia famiglia. E allora la Fernanda aveva il testo in latino. Voi sapete che le encicliche papali sono scritte in latino. E io la traduzione della CEI in italiano. E lei va avanti e arriviamo proprio a questo punto. C'è un passaggio che dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, e io poi leggo, e l'italiano fa, mi sembra, sappia che è superficiale, è essere superficiale o no. E io parlo di italiano e la Fernanda fa, ma allora non sa manco il latino, no Fernanda lo sa, la traduzione è. È come quando dicono, parlano di Gesù, dice i cugini di Gesù, no, erano fratelli. È come quando dicono che nelle chiese c'erano le diaconesse, la CEIBETE, le collaboratrici. Ma ancora adesso, ma vi rendete, ma vedi, qui bisogna finire, perché qui bisogna andare a dormire, ma io devo andare a night, tra l'altro, a un certo momento, vedi, poi finisce che perdo. Ah, chi dice? No, lei fa, il latino dice così, chi dice di portare la democrazia con le armi
alienum est ratione. Caro Andrea, è pazzo! Lei è buddista così? E quindi, caro Gesù, siamo preoccupati. Quanti saranno ancora gli stati canali? Quanti nuovi dittatori accettato perché in linea con la strategia dell'impero? Ma non ci ha insegnato che bisogna mettere al primo posto la ricerca continua delle cause delle ingiustizie, senza ambiguità? E lo so che è fatica, e vorrei terminare con una richiesta che i miei vescovi non mi hanno mai concesso. Hai sentito prima, forse ci hai sentito, che la Carla parlava dei quattro Vangeli canonici? Che una volta un cardinale... Quanti sono? Quattro. Quali? Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Oh, sei bravo, eh? Però Eminenza io non quinto. E qual è sto quinto? Tu leggi i Vangeli a poche fine? No, non è a poche. Il mio Vangelo, Gesù, tu so che me lo concedi. Il mio Vangelo è una poesia aperta al futuro. È una musica. E quando la musica è buona, entra nel profondo, ci dà le ali. Poi è una voce che si ispira agli ultimi. E una brezza, perché è leggero come sul Monte Sina, come Dio, una brezza leggera, cioè il venticello della non violenza. Poi anticapitalista, cioè vuole cercare insieme a tutti gli altri nuovi modelli di sviluppo. E poi c'è una grande spruzzata, prima ancora antifascista, contro ogni impietà. La razza superiore, che roba. E poi, in una bella spruzzata di anarchia, ma non che vi riferite alle bombe, il rifiuto davanti a qualunque sorpruso. Caro Gesù, concedimi il mio quinto Evangelo, te lo chiedo, è vero, e vorrei, e qua sai qual è, che è sintetizzato, guarda, e quindi so come lo concedi, ti dico solo due frasi: in direzione ostinata e contraria voglio andare, e soprattutto, caro Gesù, concedimelo il quinto Evangelo. Dai diamanti non nasce niente, dal letame sbocciano i fiori. Dobbiamo lasciare il viatico a loro, dobbiamo insieme ripensare alle parole, è importante, perché hai parlato bene, abbiamo iniziato con le donne, Emily Dickinson, dobbiamo chiudere con una donna, visto che hai detto, vero? Allora c'è questa... Anzi, io gli ho detto in un mio libro, l'editore dice, hai scelto se non ora quando? Sì. Però cambialo. Gli ho detto, se non ora, adesso. Leggiamo Santa Teresa. Santa Teresa che dice questo, e con questo la lasciamo. Non sarebbe forse segno di ignoranza se qualcuno, richiesto della sua identità, non sapesse rispondere, né potesse dire chi è suo padre, sua madre o qual è il suo paese? Se dunque ciò denuncia un'enorme ignoranza, la nostra, quando non cerchiamo di sapere chi siamo e ci fermiamo solo alla considerazione del nostro corpo, è senza confronto maggiore. Sì, a un depresso noi sappiamo di avere un'anima perché lo abbiamo udito dire, perché ce lo insegna la fede, ma i beni che può racchiudere quest'anima, chi abita in essa, il suo inestimabile pregio, sono cose che consideriamo raramente e di conseguenza ci si preoccupa poco, troppo poco, di adoperarsi con ogni cura a conservarne la bellezza.
per Andrea Gallo, Maria Attari, Roberto Aloisio. Grazie a voi di esserci al Teatro dell'Erbo, la Compagnia del Suc. Vi aspettiamo a Genova a giugno al Festival Suc. Grazie. Aspettate, perché aspetta. Siete stati così bravi. Vorrei fare un brindisi a questa città. Anzi, mi sono dimenticato di salutare Giuliano, il sindaco. Vorrei farvi un augurio. E adesso poi Monica ha detto che c'è, mi corregge, però io Monica lo dico là, guarda, me l'hanno insegnato le ragazze dell'est, e io ho imparato, purtroppo è così, il termine è GBO, è Moni, più o meno, lascia perdere, GBO, che vuol dire auguri a tutti, anche ai nemici, a tutti, caro, che bello, te le immagini poter andare, non so, da qualcuno e dire oh ciao, oh va. GBO, e me l'hanno imparato le ragazze dell'est, hai capito? Fa così, lo faccio una volta io e poi tutti insieme ci devono sentire, almeno dal Vaticano ad Arcore. Fa così: GBO, 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 concentrati. GBO, 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 GBO! Ciao, shalom, 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 pace!